Buonasera a tutti, colgo l'occasione per rinnovarvi gli auguri di Buon Natale, un Natale diverso, vissuto all'insegna della famiglia, all'insegna della religiosità. Ma vediamo subito la situazione coronavirus nella nostra città. Attualmente i nostri concittadini positivi sono solamente 3, ma vi dico subito con estrema trasparenza che la situazione non è in controllo. L'ultimo caso di positività accertato il 24 dicembre ci desta molte preoccupazioni. Abbiamo lavorato incessantemente gli ultimi 2 giorni a Natale e Santo Stefano per ricostruire la catena dei contatti, ma soprattutto per cercare di capire la provenienza di questo caso di positività, che certamente non è diciamo, della nostra città. Un caso e una positività che si è rivelata immediatamente subito con un alto tasso di contagiosità. Ci aspettiamo, ve lo dico subito, ci aspettiamo almeno 10-12 positivi nelle prossime ore, al termine dei tamponi. Saranno effettuati ovviamente una serie di tamponi nei prossimi giorni presso l'Usca del Porto e presso i domicili delle persone. Molti cittadini saranno sottoposti ai test e cercheremo con i risultati di capire qualcosa, insomma, capire la provenienza soprattutto del contagio in modo da circoscriverlo e da limitare i danni di questo che è sicuramente un focolaio che si è acceso nella nostra città. Vedete, cari concittadini, devo subito rappresentarvi la mia estrema contrarietà all'atteggiamento avuto da molti dei nostri concittadini, soprattutto i più giovani, ma non solo di Maiori, anche della Costa d'Amalfi. Sono venuto a conoscenza che vi sono state delle feste per compleanni, delle feste di laurea e addirittura dei funerali senza il minimo, diciamo, di rispetto dei protocolli di sicurezza anticontagio, il minimo di rispetto delle norme e dei decreti per fronteggiare la crisi emergenziale. Sono atteggiamenti, guardati, intollerabili, inaccettabili in un momento come questo, in un momento in cui noi tutti negli ultimi mesi abbiamo fatto grossi sacrifici, tante limitazioni anche alla nostra libertà personale, nostre libertà personali. È bastato allentare un po' la presa, allentare la tensione per farci rientrare e tornare nelle preoccupazioni e nell'incubo, direi. Guardate, mi dispiace dirvelo in questa giornata, una giornata contrastante, una giornata in cui tutte le testate giornalistiche stanno celebrando il primo giorno di vaccinazione in Italia, un giorno che ci fa intravedere questa luce di speranza nel futuro. Delle giornate in cui si è visto anche ieri tutti i TG che mostravano questa scoperta nella città di Pompei, bellissima, meravigliosa, una scoperta che il mondo ci invidia e che per noi del comparto turistico è oro per la ripresa economica, è oro per la ripresa in chiave turistica. Vedete, cari concittadini, non possiamo permetterci di tenere ancora un anno bloccato il nostro comparto turistico, la nostra principale fonte di economia. Assolutamente, non sarebbe un disastro, sarebbe il default, sarebbe il fallimento di tante partite IVA, di tante attività nella nostra Costa d'Amalfi. E spero che voi lo capiate questo, e molti di voi lo capiscono, ma lo capiscono anche i giovani di Maiori e giovani della Costa d'Amalfi. Capiscono che se esiste una limitazione agli spostamenti è per evitare interazioni tra comunità, evitare e abbassare quelle che può essere la contagiosità, la carica virale che è esistita e che esiste ancora nelle nostre piccole comunità. Io credo che dovete essere consapevoli, ci sarà il tempo per fare gli aperitivi, per fare gli spritz, per giocare tutti quanti insieme a carte la sera negli appartamenti, come pure ci sarà il tempo per tornare a fare delle feste tutti quanti insieme. Ma non è il momento, questo è il momento in cui bisogna mantenere ancora alto la tensione, ancora avere il massimo rigore possibile, altrimenti, cari concittadini, non ci salveremo, credetemi, e vedremo altri uscire dal tunnel e noi
essere in una posizione marginale. Ve lo dico da subito, non vi sarà nessuna festa di fine anno al di fuori di quello che è consentito, non ci sarà nessuna tolleranza. Io stesso guiderò le forze dell'ordine nei prossimi giorni affinché questo venga scongiurato, e il giorno di San Silvestro, la notte di San Silvestro, sarò a fianco loro per evitare eventuali furbetti e assembramenti nelle case. Non è consentito. E ve lo dico con un po' di anticipo. Evitate di organizzarvi. Non perdete del tempo ad organizzarvi. Rimanete presso le proprie famiglie, insieme ai vostri cari, ai vostri congiunti, nelle vostre abitazioni. Questa, vedete, è una battaglia che non si può combattere da solo, ma si combatte tutti quanti insieme per poterla vincere. Quindi non esitate, cari concittadini, a segnalare, a denunciare anche in forma anonima quando vedete assembramenti, feste, festicciole o appartamenti affollati di persone, con persone. Noi saremo lì pronti ad intervenire. Le forze dell'ordine sono state potenziate in quella serata e interverranno immediatamente. Vi dico, cari concittadini, per quanto mi riguarda, sono pronto a ripristinare e a restringere ancora ulteriormente quelle che sono le limitazioni già messe in campo dal governo nazionale e da quello regionale, a tornare ai restringimenti che ho utilizzato nella prima fase nel primo periodo della seconda fase, quelle dei famosi 30 contagiati in un giorno, della fine di ottobre, restringendole ancora. Ve lo dico in modo che voi siate pronti a questa evenienza. Ma non possiamo consentirci di non avere il controllo epidemiologico della nostra comunità, della nostra città. Quindi le azioni saranno prese immediatamente, senza tentennamenti, ove chiaramente fosse necessario. In tema di lavori, martedì scorso ho riunito il tavolo tecnico Covid. Sapete che nella nostra città abbiamo istituito questo tavolo di lavoro, al quale fanno parte i medici di medicina generale, i cosiddetti medici di base, i pediatri, i medici della USCA, la ASA, le forze dell'ordine, i nostri assessori, anche parte della minoranza. Abbiamo avuto un confronto in presenza circa i nuovi protocolli da utilizzare nel caso di nuovi contagiati, ma soprattutto nell'assistenza domiciliare che dobbiamo fornire ai nostri concittadini, dei protocolli messi in campo dalla ASL e dalla Regione Campania. Ci siamo confrontati anche sulla famosa terza ondata, su allertando e facendo in modo che i medici possano essere delle vere e proprie sentinelle sul territorio. E nelle prossime giornate affronteremo anche la questione dei vaccini. Noi crediamo fortemente che al termine delle vaccinazioni, dei sanitari, degli immunodepressi, sicuramente il comparto turistico deve essere prioritario nelle vaccinazioni, proprio per far ripartire l'economia ferma oramai da un anno. Vedete, senza tranquillità sanitaria è inutile parlare di progetti, di rilancio, di cultura, di scuola, delle tante cose che abbiamo messo in campo e stiamo mettendo in campo, e delle tante necessità che pur Maiori ha bisogno. E quindi bisogna affrontarle in qualche modo, ma senza sembrare irrealistici queste discussioni. Dobbiamo adesso concentrarci sull'emergenza sanitaria. Poi avvieremo anche un confronto, certo, mica vogliamo stare in una torre chiusa, avvieremo un confronto con i nostri concittadini, un'interlocuzione, ma adesso prioritaria è l'emergenza sanitaria, scongiurare il ritorno nella piena pandemia, nella piena emergenza, quella che abbiamo vissuto per intenderci due mesi fa, quando il numero di contagiati ha superato le 100 unità, come voi sapete. Guardate, io sono convinto che anche questa volta, con la vostra collaborazione, il vostro senso civico, il vostro senso di appartenenza a questa grande comunità, a questa comunità forte che è quella di Maiori, insieme ce la potremo fare e ce la dobbiamo fare necessariamente, con lo sforzo di tutti quanti.
Non è augurio, non è un augurio questo, è una sicurezza, ne sono certo e ne sono convinto, perché non avete mai fatto mancare il vostro apporto in questi mesi, in questo ultimo anno terribile che abbiamo trascorso insieme. Con questo voglio augurarvi una buona continuazione di giornata, con sempre forza maiori.